Ciao, benvenuto in questo video. In questo video ti farò vedere la ritmica del blues shuffle. Questa ritmica l'ho presa da Pride and Joy di Steve Ray Vaughan e l'ho un po' adattata. Andiamo a vedere. Allora, il giro di accordi è un classico blues in Mi. Gli accordi che lo compongono sono tre. Sono Mi7, La7 e Si7, suddivisi in 12 battute, quindi col Mi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, La, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mi, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Si7, 2, 3, 4, La7, 2, 3, 4, Mi7, 2, 3, 4, Si7, 1, 2, 3, 4, poi da capo. Questa è la struttura armonica del brano, quindi proprio un classico blues in Mi. L'accompagnamento però in questo caso, come hai sentito, è fatto a note singole, e cioè... Questo più o meno è il pattern portante di tutto il brano. La caratteristica è più che altro la ritmica della mano destra. La mano destra fa questa figura ritmica. Sono praticamente degli ottavi terzinati, cioè è come un... è, anzi, una terzina di ottavi a cui si toglie la nota centrale, si mette una pausa e abbiamo ta, 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 ta. Quindi la mano destra ha questo... pattern ritmico. Vediamo adesso le note che andiamo a fare sull'accordo di Mi, nel primo pattern dell'accordo di Mi, che è praticamente questo qua. Dunque le note sono sesta corda vuota, poi tasto 3 sulla sesta corda, tasto 2 sulla quinta, tasto 4 sulla quinta, tasto 2 sulla quarta, tasto 3 sulla sesta e tasto 2 sulla quinta. Dopodiché abbiamo questa cosa, cioè questo accordo. Faccio praticamente un mini bar re con il dito 2 al secondo tasto della quinta, quarta e terza corda. In questo modo, poi suono sempre queste corde a vuoto con la pennata in su, quindi parto dalla terza, quarta e quinta, quindi e faccio un hammer on, quindi senza plettrare faccio questo, con dove con il dito 1 premo il tasto 1 sulla terza corda e con il dito 2 premo il tasto 2 sulla quinta corda, quindi questo è il primo pattern di Mi, te lo rifaccio sentire molto lento. Come hai sentito, la mano destra fa sempre questa cosa, quindi ho, quando do la pennata in giù, prendo sì la corda, la nota, anzi scusami, che devo suonare, però prendo anche le altre due tre corde sotto, stoppandole con il polpastrello, in questo caso dell'indice della mano sinistra. Poi quando torno indietro faccio la stessa cosa, cioè risuono la stessa nota, però prendendo prima la quarta e la quinta corda, ad esempio, e facendo suonare solo la sesta. Quindi stessa cosa quando metto il dito 2 qua.
Stessa cosa quando metto il dito 1 qui. Senti? Quindi. L'effetto è questo. Ti rifaccio sentire adesso tutto il pattern di Mi completo fino al primo cambio di La. Accordo. Cambio. Quindi come hai sentito, la seconda volta che faccio il pattern di Mi, la prima è così. Poi riprendo da qui, quindi dal dito 2. Hai visto che dopo che ho fatto, riprendo, non prendo dalla corda vuota, perché quando suono questo l'ultimo accordo, cioè La Meron, mi sostituisce la corda vuota, quindi riprendo dal Sol naturale sul terzo tasto, sulla sesta corda. Quindi ricapitolando. Ok, adesso passo a La. Qui c'è il cambio, quindi quando faccio sul Mi il barrettino con il dito 2 al tasto 2 sulla quinta, quarta e terza corda, dopo faccio questo, cioè vado a suonare la seconda, la terza, la quarta vuoto e poi faccio un hammer con il dito 2 sul tasto 2 appunto della seconda, terza e quarta corda, quindi questo è il passaggio tra il Mi e il La. A questo punto le note del La partono da qui. Le andiamo a vedere. Sono sulla quinta corda il tasto 3, poi sulla quarta corda il tasto 2, il tasto 4, poi sulla terza corda il tasto 2, e sulla quinta corda il tasto 3 di nuovo. E per finire sulla quarta corda il tasto 2. Quindi il pattern sull'accordo di La 7 è questo. Quindi ti faccio il passaggio tra La e il Mi, tra il pattern di La e il pattern di Mi. Allora, il pattern di La parte come nota singola da qui, dal Do, sul terzo tasto della quinta corda. E poi qua parte il pattern Mi. Come hai visto, dal pattern di La, il finale del pattern di La è su questo accordo, quindi il dito 2 sul secondo tasto della quarta, terza e seconda corda. Poi suono vuoto la terza, la quarta e la quinta, faccio l'hammer con il dito 1 al tasto 1 della terza corda e il dito 2 al tasto 2 della quinta, quindi. E in questo modo sono passato di nuovo al Mi 7. Ti rifaccio vedere da La. Pattern di Mi. Stavolta finisce qui, finisce con il dito 3 sulla quinta corda al quarto tasto. A questo punto c'è il pattern finale, cioè ho il cambio tra Si7 e La7, che è questo. La diteggiatura è questa, ho il mignolo al settimo tasto sulla sesta corda, poi vado sulla quinta corda
dove ho tasto 4, 5 e 6, sempre con la solita ritmica, Questo è il pattern sul C7, il pattern sulla 7 è praticamente uguale da qua. Te lo rifaccio vedere. Stessa diteggiatura fatta un tono indietro, cioè due tasti indietro, e quindi è dito mignolo sul quinto tasto della sesta corda, poi passo alla quinta corda, tasto 2, 3 e 4. Poi pattern finale del Mi 7. E Si7 con la nona eccedente. Pattern finale di Mi 7 è Mi a vuoto, poi sesta corda, tasto 3, poi quinta corda, tasto 2, poi tasto 4, quarta corda, tasto 2. Quinta corda vuoto, tasto 1 sulla quinta corda e si settima non eccedente, il dito 2 sul secondo tasto della quinta corda, il dito 1 sul primo tasto della quarta corda, il dito 3 sulla terza corda al secondo tasto e il mignolo sulla seconda corda al terzo tasto. E qui finisce la struttura del blues.